Una donna nuda, con un fiore tra i capelli, guarda verso di noi. Forse vuole sfuggire ad una sgradevole visione. Due inquietanti fantasmi con i pattini che la guardano, la cercano. È un quadro onirico? Siamo in un sogno. C'è un altro fantasma, però, con le gambe nell'acqua di una piscina. Allora la donna che ci guarda è sul bordo di quella piscina. Tutto da rifare. Non è un quadro di fantasmi, è un quadro di acqua e vapori. E le donne nude sono in un hammam, un bagno turco. Ma in primo piano compare la mano di una negra che stringe un narghilè, e con l'altra mano un altro di questi aggeggi che per noi erano sinonimo di esotismo, piaceri proibiti, abbandono. Ecco, questo pittore sta fotografando un mondo, ed è un mondo ottocentesco, a giudicare dalla pittura nitida, classica, precisa. Il tema che ha scelto è la sensualità. Anche la negra è bella, schiava, ma con l'aria di una che non soffre soggezione. Invita qualcuno a utilizzare i suoi narghilè. Ecco due donne dall'aria molto europea che sembrano stupite o incuriosite dalla proposta. Sembrano turiste, celtiche, nude e bellissime, con le carni giovani in pose rilassate. Corpi rotondi in modo compiaciuto, come oggi non sarebbe possibile. Complesse acconciature nei capelli, curatissimi. Sul banchetto forse un tè alla menta, e poi un arabescato bricco, pavimenti lucidi, e poi fontane di acqua che genera vapore, e decori arabici, e scritte. In Oriente le scritture si fanno disegno, e viceversa. Il tempo pare esso stesso accaldato e pronto a sedersi, mentre esploro questo immobile ambiente in cui le ruggini e il vociare del mondo sono lontane. Il gioco degli sguardi di chi offre forse il fumo delle pipe ad acqua per completare la lontananza con un sogno e lo sguardo assorto di chi decifra l'offerta sono un ponte tra due mondi, distanti. Un invito al naufragio delle barriere delle culture e delle razze. Il fotogramma dopo di questo quadro prevede l'audio di parole arabe e incomprensibili e impercettibili movimenti dei corpi. Forse ci sarà un movimento rapido dei narghilè da mani negre a bianche. Forse era un uomo, moro, quello che abbracciava il fantasma nudo con i pattini, che evidentemente pattini non erano, ma zoccoli da hammam. Un harem. Allora tutto cambia un po' sapore. Il racconto dell'erotismo sottinteso si completa. Jean-Léon Gérôme era un pittore francese. Fu detto orientalista. Era un grande viaggiatore. Lui è stato testimone di tutta questa sensualità. Che imbarazzo paragonare questo magico hammam ai banali e un po' frettolosi bagni turchi dei nostri wellness, dove dietro il fumo non è nascosta altra magia che un po' di cellulite in meno.